Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video e oggi ho un Pink Slips piuttosto particolare. Infatti mi giocherò un giocatore contro un altro youtuber che si chiama Max Gamer, che vi metto il link in descrizione del suo canale. Fa video davvero molto belli su FIFA 14, su squad builder di squadre reali, inoltre molti contest sul suo canale, quindi se siete interessati a partecipare andate subito sul canale e molte altre cose interessanti. Ma qui vediamo il giocatore che mi sono giocato, Lorenzo Insigne Man of the Match, che è uscito quando lui ha fatto il gol contro appunto l'Olanda nel mondiale Under 21 in Israele. Comunque qui vediamo lo sto per invitare, quindi abbiamo scelto di giocare due pink slips ciascuno e mettere in palio i giocatori preferiti dell'avversario. Per esempio, dato che lui tiene al Napoli, ho scelto di mettere in palio Insigne Man of the Match, e poi faremo un'altra sfida in cui, dato che io tengo al Milan, metterà in palio Mexes in form. Quindi ora è entrato, quindi possiamo dare il via a questa interessante partita tra youtuber, Max Gamer contro Jig. Quindi vediamo, latenza decente, quindi io qua sto scegliendo la maglia, aspettiamo un attimo che devo sistemarmi col manettino. Vediamo, lui è già pronto, dai. E andiamo a giocare la partita. Ora vediamo la sua squadra che non ho ancora visto. Si chiama No Loser, con in porta Cech, difensore centrale Company, Koscielny, Ashley Cole, Mika Richards, Ben Arfa, Yaya Touré, Samir Nasri, Nani, Kone e Mario Balotelli. Quindi una Premier League stesa con un 4-4-2 con come allenatore Trapattoni, una squadra diciamo abbastanza decente. Vediamo se riuscirò. Palla per la mela, provo una finta, viene subito falciato. Qui buona punizione, quindi vediamo indietro subito per Vidal, allarga per Abate, tutto bene Abate, possiamo proseguire. Vediamo, palla per la mela allarga per Vidal, palla persa, lui riparte con Ogbonna. Vediamo, cioè scusate, Ogbonna cerca di fermarlo. Qui palla per Cole, prova a metterlo ma la palla finisce ad Abate. Palla per Vidal, Vidal serve la mela, bel lancio per il Sarawi, che la sua, attenzione, Stefano il Sarawi, gol incredibile dopo 5 minuti, Stefano il Sarawi, subito gol, e si scansa col l'inchino, grande gol del Sarawi, bel lancio di, mi sembra, la mela, che smarca Stefano il Sarawi, che dopo solo 5 minuti ti porta in vantaggio contro Max Gamer. Quindi vediamo lui se proverà la reazione. Qui palla per Kone, allarga per Richards, qui vediamo Kone, l'unico giocatore. Attenzione Nasri, cosa mi prende Marchetti. Vediamo sugli angoli, mi sembra che ha dei difensori molto pericolosi, testa tipo Koscielny, che di testa è buggatissimo. Schieriamo la mela lì a difesa. Attenzione, e finisce fuori, che fortuna. Qui sbaglia Koscielny, come vi ho detto. Palla per Esharawi, serve la mela. La mela un po' di spazio. Qui problemi di connessione, la mela potrebbe andare. La mela serve indietro per Balotelli, palla in mezzo, Vidal, semi rovesciato, troppo debole. Andiamo, Vidal ancora lui, palla per Balotelli, la mela, attenzione la mela, e la passa in mezzo, epic fail, incredibile epic fail qui, però vabbè, fa niente. Qui palla per Nani lo skiller, vediamo, allarga per Nasri, attenzione Nasri, palla però intercettata, posso ripartire con Amsi. Andiamo, no, me la intercetta con Balotelli, palla per Ben Arfa, difendi, chiudi, palla ancora per Balotelli, spero che non mi faccia gol perché sennò, tensione, palla fuori, qui lancio per la mela, scusate, Balotelli per numero semi rovesciata, se usciva era un gol d'antologia calcistica. Attenzione, palla per Balotelli, fermato, Benatia mette fuori, la palla arriva a Vidal, allarga per Esharawi. Ma è fine primo tempo, 45esimo. Come vediamo le statistiche sono queste: 8 tiri in porta, 3 tiri in porta per la mia squadra, 50-50 di possesso palla. Siamo una partita in cui ho controllato leggermente meglio. Vediamo qui però, palla per Ben Arfa, larga per Kone. Qui però intercetto con Amsi, che mi è sembrato davvero fantastico in queste ultime partite, ha giocato davvero in modo eccellente. Qui Kone, attenzione Kone, aspetta il movimento di un passaggio, non riesce a intercettare Armero, ma fa ripartire, palla che arriva a Balotelli. Balotelli subito lancio per la mela, attenzione la mela, la mela, la mela, la mela, prendiamo una finta, attenzione. Eric Lamela, che gol incredibile, Eric Lamela, grande gol di Eric Lamela, bel gol con qualche finta allo skiller argentino al 49esimo. Eric Lamela, un grande gol, si gioca al portiere e fa finire c'è contro il difensore, siamo 2-0 dopo soli 49 minuti, partita messa molto bene. Qui ancora per Balotelli, colpo di tacco
Ma qui riesce a intercettarla, parla per Balotelli. Balotelli fa cosa? Ma ancora Chiellini e il Sharawi. Bel movimento, vediamo Balotelli. Ha un po', ha una prateria incredibile. Balotelli prova il tiro, ma il tiro è fuori di molto. Qui vediamo palla per Balotelli. No, dai, non segnarmi, no. No! E mi salvo, incredibile. Balotelli non è preciso. Qui vediamo ripartenza. Palla Balotelli, sponda per Coni. Balotelli da solo, no! No! No, non lui, non lui, no, non proprio lui, non Balotelli, no. Cazzo, ma va a cagare, no. Cazzo, Balotelli. No. E adesso 75, io vado anche a rischiare di perdere. Diamo Amsic. Amsic viene fermato. Palla che finisce la mela. La mela per El Shaarawy. Shaarawy per Vidal. El Shaarawy non ci arriva, incredibile. Ancora però El Shaarawy può provare qualcosa che è il numero di El Shaarawy, ma viene fermato. Ripartenza, palla per Balotelli. Occhio a Balotelli. Fica si fa un altro gol. Attenzione, Koné. Koné allarga ancora per Balotelli, ma Benatia per fortuna fa buona guardia. Palla per Armero. Serve Amsic. E Sharawi viene fermato. Attenzione, bel movimento di Armero che può andare sulla fascia. Armero allarga per Vidal. Vidal, attenzione, prova a entrare nel campo. Palla per Amsic. La palla resta lì. Attenzione, Mare Chiaro Amsic. Che gol incredibile! 81esimo, chiude la partita. Mare Chiaro Amsic che si tocca la cresta. Davvero un gol, diciamo un colpo al cuore per il mio avversario che tiene anche al Napoli. Gol fatto da Mare Chiaro Amsic, un po' di fortuna qui però, grande bordata di Amsic che c'è, non può fare nulla, 3-1, grande gol di Mare Chiaro che in queste partite, come già nel primo Pink League, stava dando segni di grande crescita. Qui vediamo l'avversario, prova a servire Balotelli, occhio Balotelli, attenzione cazzo, no, no Balotelli, ed è fuori gioco, che culo, siamo con E, qui però per Amsic, e la partita finita, incredibile. Finita 3-1 la partita contro Max Gamer. Finisce 3-1, gol di Amsic, Lamela ed El Shaarawy. Il mio avversario non riesce a portarsi a casa il suo giocatore della squadra preferita, ossia Insigne Man of the Match del Napoli, che resta con la mia squadra. Bellissima partita, comunque ringrazio Max Gamer per aver partecipato a questo Pink Slips e spero che appunto presto vi potrò far vedere anche quando io giocherò contro di lui per Max S. In form, qui vediamo le statistiche, ho fatto molti più tiri, 11 tiri in porta, 4 tiri in porta e un possesso di palla maggiore. Ora direi che possiamo tenere, vediamo Mare Chiaro, grandissimo gol. Comunque bella partita anche dell'altra di tutta la squadra. Qui vediamo Insigne che ragazzi rimuoverò dalla rosa, come è un buonissimo giocatore tutto sommato che vi consiglio di prendere se potete. E voi direte appunto lo rivenderò subito. E invece no, appunto quando con il terzo Pink Slips penso che metterò in palio Mare Chiaro Amsic più anche Insigne Man of the Match. Detto questo, spero che vi sia piaciuto questo video in cui ho sfidato uno youtuber che vi invito ad andare a guardare il suo canale perché è davvero molto bello e molto bravo. Si chiama Max Gamer, vi metto il link in descrizione. Presto comunque faremo, diciamo, il ritorno di questa partita con un Pink Slips in cui lui metterà in palio Max S in form. Spero che vi sia piaciuto questo video. Vi dico anche che appunto presto ci sarà il secondo Pink Slips. Ciao a tutti ragazzi, al prossimo video.